you begin to begin? Yes, okay. Okay. Allora, riprendiamo. Okay, so we will begin again. Bene, ricominciamo. If I had more time with you today, se avessi potuto avere più tempo con voi oggi, I would spend some time talking about the meaning of the concepts trauma, dissociation and psychosis. Avrei dedicato un po' di tempo a parlare del significato di concetti quali trauma, dissociazione e psicosi. Because there's a lot of different ideas of what these words mean. Perché ci sono molte idee diverse sul significato di questi termini. And one of the problems with trauma is whether we're referring to events that occur in the world. Uno dei problemi relativi al trauma è se ci riferiamo a eventi che accadono nel mondo. A person's reaction to those events or some combination of both. Alla reazione di una persona a tali eventi o a una certa combinazione di entrambi questi fattori. And I find it most useful to think of trauma as a lack of integration. Io trovo più utile considerare il trauma una mancata integrazione. That is, the inability of a person to integrate an experience into their existing conception of the world. Cioè l'incapacità di integrare un'esperienza da parte di una persona nella sua concezione esistente del mondo. And importantly, that can vary from person to person. E cosa importante, questo può variare col variare delle persone. And even within the same person. E anche all'interno di una stessa persona. For example, if you're physically ill, it's harder for you to deal with the psychological implications of an event. Per esempio, se uno è fisicamente malato, avrà maggiore difficoltà a gestire le implicazioni psicologiche di un evento. And if we think of trauma as an inability to integrate an experience, e se consideriamo il trauma un'incapacità di integrare un'esperienza, brings it very close to the concept of dissociation. Questo ci avvicina molto al concetto di dissociazione. Okay, so in my first talk, nella mia relazione precedente, I talked to you about delusions. Vi ho parlato di deliri. And delusions are really a hallmark of schizophrenia. E i deliri sono un segno caratteristico della schizofrenia. Along with other psychotic disorders. Oltre ad altri, essere un segno di altri disturbi psicotici. If we think of delusions as an attempt to cope with overwhelming emotions, se consideriamo i deliri un tentativo di far fronte a emozioni sopraffacenti, we have to recognize that there are other ways of dealing with overwhelming emotions. Dobbiamo considerare che ci sono anche altre modalità di gestire queste emozioni sopraffacenti. And in fact, people who are highly dissociative, e infatti le persone fortemente dissociate, may have ways of dealing with overwhelming experiences without becoming delusional. Possono avere delle modalità di gestire esperienze sopraffacenti senza delirare. So while I'm now going to pose the provocative question as to whether schizophrenia could be a dissociative disorder. E adesso quindi pongo la domanda provocatoria se la schizofrenia può essere un disturbo dissociativo. I'm not going to argue that it's the same thing as severe dissociative disorders like dissociative identity disorder. Non intendo però sostenere l'idea che sia la stessa cosa dei gravi disturbi dissociativi come il disturbo dissociativo di identità. And in fact, the need to develop delusions might be related to a limited capacity to dissociate. E infatti lo sviluppo dei deliri può essere correlato a una certa capacità limitata di dissociare.
Because if you're highly dissociative, you may be able to compartmentalize overwhelming events. Perché se uno è fortemente dissociato, è in grado di compartimentalizzare eventi sopraffacenti. In a way that people who become delusional cannot. In un modo impossibile alle persone non deliranti. Right, so when we think about the relationship between dissociation and psychosis, quando pensiamo alla relazione tra dissociazione e psicosi, there are a number of perspectives we can take on this. Ci sono alcuni punti di vista che possiamo, dai quali possiamo partire. So we could look at the meaning of the terms dissociation and psychosis. Possiamo considerare il significato dei termini dissociazione e psicosi. We can ask whether dissociation may play a role in the development of some psychotic symptoms. Possiamo chiederci se la dissociazione può svolgere un ruolo tra in alcuni o in tutti i sintomi psicotici. We can ask whether there is evidence for a mental disorder that's a combination of psychosis and dissociation. Possiamo chiederci se ci sono riscontri di un disturbo mentale che può essere una combinazione di dissociazione e psicosi. What Janet would have called hysterical psychosis. Quella che Janet avrebbe chiamato una psicosi isterica. Such as in the case of Achilles. Come il caso di Achille. Or what we might call today dissociative psychosis. O quello che oggi potremmo chiamare una psicosi dissociativa. But in this talk I'm going to focus on the concept of schizophrenia. Ma in questa mia relazione intendo focalizzarmi sul concetto di schizofrenia. And its relation to dissociation. E la sua relazione con la dissociazione. And to a lesser extent in whether dissociation plays a role in auditory hallucinations. E in misura minore se la dissociazione ha un ruolo nelle allucinazioni deliranti. I'm going to start, however, by showing you the ideas of someone who does think of schizophrenia as a dissociative disorder. Partirò però da qualcuno che considera la schizofrenia un disturbo dissociativo. And this is the Swiss psychiatrist Christian Scharfetter. E questo è lo psichiatra svizzero Christian Scharfetter, who unfortunately died a few years ago. Che è purtroppo deceduto alcuni anni fa. And here's a slide from Scharfetter that is in a chapter in our book. E questa è una diapositiva di Scharfetter che è inclusa nel nostro libro. Scharfetter was one of the researchers who focused on schizophrenia as a disturbance of self or a disorder of self-disturbance. E Scharfetter è stato uno che ha considerato la dissociazione come un disturbo del sé. So many people have thought that in schizophrenia there is a fragmentation of the self or of the ego. Molti hanno considerato che nella schizofrenia c'è una frammentazione del sé o dell'io. But Scharfetter is somewhat unique in arguing that this is a form of dissociation. Ma Scharfetter è in qualche modo unico nel sostenere che nella schizofrenia c'è un elemento della dissociazione. So he argues that the fragmentation of the ego in schizophrenia is actually the most extreme form of dissociation. Lui sosteneva che la frammentazione dell'io nella schizofrenia fosse la forma più estrema di dissociazione. Even more severe than that found in multiple personality disorder or dissociative identity disorder. Ancora più grave di quella che si ritrova nei disturbi di personalità multipla o nei disturbi dissociativi di identità. But Scharfetter does differentiate between schizophrenia and DID in an important way. Ma Scharfetter fa una distinzione importante tra schizofrenia e dissociazione. And this is what he has to say. E quello che ha da dire è quanto segue. Ritengo che un
sé io, altamente instabile e fluttuante, dei DD, sia meno incline alla frammentazione dell'io, la forma più grave di dissociazione. È addirittura possibile che questo sé io instabile e fluttuante lo protegga dalla frammentazione, cioè sia schizzo preventivo. Questo significherebbe che la precondizione in un disturbo dell'io dissociativo schizofrenico potrebbe essere un io più rigido, disposto alla frammentazione anziché alla fluttuazione. Si può immaginare le sindromi schizofreniche come il vetro e il disturbo dissociativo di identità come il mercurio. Il vetro rigido frammenta, divide e non riassiema, non rimette insieme facilmente il mercurio, mentre il mercurio scivola dolcemente separandosi in globi che sono piccoli interi che rapidamente si uniscono senza suddividersi. So this is a very interesting idea that high levels of dissociative capacity may protect against schizophrenia. Questa è un'idea piuttosto interessante, che elevati livelli di capacità dissociativa possono proteggere dalla schizofrenia. But Schaffner's view is fairly unique. Most researchers don't think of schizophrenia as dissociative in nature. Ma la visione di Schaffner è piuttosto unica. La maggior parte dei ricercatori non considerano che la schizofrenia sia di natura dissociativa. So the question is, schizophrenia dissociative disorder remains a provocative one. Quindi la domanda se la schizofrenia è un disturbo dissociativo rimane una domanda provocatoria. However, I'm going to ask you today, if schizophrenia is not a dissociative disorder, why are there the following enigmas or mysteries? Tuttavia, io oggi vi chiederò, se è vero che la schizofrenia non è un disturbo dissociativo, come mai persistono questi enigmi e misteri? So the first one goes back to the original development of the concept of schizophrenia. Il primo risale allo sviluppo originario del concetto di schizofrenia. I will show you that Bleuler's original ideas about schizophrenia are strongly influenced by Pierre Janet and dissociation theory. Vi mostrerò che le idee originarie di Bleuler sulla schizofrenia erano fortemente influenzate da Pierre Janet. Secondly, Kurt Schneider's first rank symptoms of schizophrenia. In secondo luogo, i sintomi di primo rango della schizofrenia di Kurt Schneider, which were the foundation for many of the diagnostic criteria for schizophrenia for many years, che hanno costituito per molti anni i criteri fondanti della diagnosi di schizofrenia, but they're frequently found in dissociative identity disorder. Ma si ritrovano spesso nei disturbi dissociativi di identità. And lastly, in the historical area, I will show links between Gregory Bateson's double bind theory of schizophrenia. E infine vi mostrerò i collegamenti tra la teoria del doppio legame della schizofrenia di Gregory Bateson and ideas about disorganized attachment, which are linked to dissociation. E concetti relativi all'attaccamento disorganizzato, che di nuovo si correlano alla dissociazione. And finally, in terms of contemporary research, e infine, in tempi di ricerca contemporanea, I will show you evidence that auditory verbal hallucinations are closely linked to dissociation. Vi parlerò e vi mostrerò che le allucinazioni uditive verbali sono strettamente
correlate alla dissociazione. And this symptom, of course, is common in schizophrenia. E questo sintomo, naturalmente, è comune nella schizofrenia. So we begin our journey. Per cui cominciamo il nostro viaggio. This is a picture of Eugen Bleuler. Questa è un'immagine di Eugen Bleuler. And this is where he did his formative work. Ed è qui che ha svolto il suo lavoro formativo. In charge of an asylum in Switzerland and Rheinau for 12 years. Quando è diventato responsabile di un manicomio svizzero a Rheinau per 12 anni. From the beginning, Bleuler believed that the ideas and behaviors of his patients were meaningful. Sin dall'inizio, Bleuler era convinto che le idee e i problemi di questi pazienti fossero significativi. He was called Dr. Pencil because he always had a pencil and pad with him. Era chiamato il dottor Matita perché aveva sempre un blocco e una matita con sé. To write down verbatim the things his patients said and did. Per scrivere testualmente tutto quello che dicevano i suoi pazienti. In this way he was just like Pierre Genet, who took extensive notes on his patients. In questo somigliava a Pierre Genet, che prendeva molti appunti sul suo lavoro e sui suoi pazienti. Bleuler was also a very compassionate man. Bleuler era una persona anche piena di empatia. And he insisted on spending a great deal of time with his patients. E insisteva nel dedicare molto tempo ai suoi pazienti. Including going to social events such as dances with them. Compreso il partecipare a eventi sociali come balli con i propri pazienti. There's one famous story about Bleuler who wanted to take some patients out on an activity to chop wood in a forest. E si racconta questo evento interessante che Bleuler voleva portare alcuni dei suoi pazienti a tagliare legna in un bosco. He gave his assistant a list of the patients that he did not want to go on the trip because he thought they were too dangerous. E diede ai suoi assistenti un elenco delle persone da escludere dalla gita in quanto considerate troppo pericolose. His assistant was confused and collected those patients to go out and chop wood with axes. E il suo paziente si è confuso e scelse proprio quei pazienti per andare in giro con delle asce a tagliare la legna. And of course it turned out very well. E ovviamente le cose andarono molto bene. And Bleuler was then convinced of the importance of work and activities for rehabilitation. E Bleuler fu convinto dell'importanza del lavoro e delle attività per la riabilitazione. Just before 1900, Bleuler moved to the Burghölzli Hospital outside of Zurich. E subito prima del 1900, Bleuler si spostò all'ospedale di Burghölzli vicino a Zurigo. This was because his parents were getting older and sick, and they had been taking care of Bleuler's ill sister. E questo a causa della vecchiaia e della malattia dei suoi genitori, che si erano occupati anche di sua sorella. Interestingly, Bleuler's older sister was chronically psychotic. È interessante notare che la sorella di Bleuler era psicotica cronica. And she moved in with Bleuler when he came to be in charge of this hospital. E lei andò a vivere con Bleuler quando lui divenne responsabile di questo ospedale. Probably his sick sister was one of the reasons he became a psychiatrist. Probabilmente la malattia di sua sorella fu uno dei motivi che lo portarono a studiare psichiatria. It was probably also one of the reasons Bleuler could only go so far in agreeing with psychological explanations for schizophrenia. È anche un motivo per il quale Bleuler non è riuscito ad arrivare oltre un certo punto nel concordare sulle manifestazioni psicologiche della schizofrenia. One can imagine that he would have found it hard to blame his parents for his sister's condition. Si può immaginare che avrebbe avuto difficoltà a dare la colpa ai genitori per le condizioni di sua sorella. In December of 1900, Carl Jung came to join Bleuler at Burghölzli.
E nel dicembre del 1900 Carl Jung raggiunse Bleuler a Burghölzli. This was Jung's first placement after becoming a doctor. E questa fu la prima assegnazione di Jung dopo essere diventato medico. And he was to play a major role in the development of the concept of schizophrenia. E lui avrebbe avuto un ruolo importantissimo nel sviluppare il concetto di schizofrenia. Burghölzli still exists today and is used as a psychiatric hospital. Burghölzli esiste ancora oggi ed è utilizzata come ospedale psichiatrico. I had the privilege of visiting it about 10 years ago to conduct some research. Ho avuto il privilegio di visitarlo una decina di anni fa per svolgervi alcune ricerche. Okay. So the concept of schizophrenia was first proposed, as far as we know, in 1908. Il concetto di schizofrenia, per quanto ne sappiamo, è stato proposto per la prima volta nel 1908. But before 1908 there was a lot of frustration with Kreplin's, Emil Kreplin's term dementia precox. Ma prima di quella data c'erano grossi dibattiti sul concetto di demenza precox di Emil Kreplin. So other people had proposed alternative names. Altre persone hanno proposto dei nomi alternativi. And interestingly, several of them related to dissociation. E è interessante notare che parecchi di essi erano correlati alla dissociazione. So there was this existing perception that schizophrenia had something to do with dissociation. Quindi c'è questa percezione interessante che la schizofrenia potesse avere qualcosa a che fare con la dissociazione. As far as we know, the first use of the term schizophrenia came in April 1908 in Berlin. Per quanto ne sappiamo, il termine schizofrenia vide la luce nel 1908 a Berlino. And the word schizophrenia, of course, literally means split mind. E il termine schizofrenia ovviamente significa mente scissa. Many people try to minimize that connection, but it is the reason that Bleuler coined the term. Molte persone hanno cercato di minimizzare questa associazione, ma è in così che Bleuler aveva codificato nella sua mente il termine. And this is what Bleuler said in Berlin. E questo è quello che Bleuler disse a Berlino. La demenza precox di Kreplin non è necessariamente una forma di demenza o di disturbo dall'esordio precoce. Per questo motivo io sto prendendo la libertà di usare il termine schizofrenia per connotare il concetto di Kreplin. Io ritengo che lo strappare o la scissione, lo strappo o la scissione delle funzioni psichiche sia un sintomo preminente dell'intero gruppo e darò le mie ragioni per questo altrove. Just one week later was the first psychoanalytic conference in Salzburg. Solo una settimana più tardi si aprì la prima conferenza psicanalitica di Salisburgo. And this was supposed to be an appreciation of Freud's ideas. E questa doveva essere un tributo alle idee di Freud. Freud and Jung had begun their intense relationship about a year or two before. Freud e Jung avevano cominciato la loro relazione intensa circa un anno o due prima. And Freud was pressuring Jung and Bleuler to apply his ideas of infantile sexuality to schizophrenia. E Freud premeva su Jung e Bleuler per applicare le sue idee sulla sessualità infantile alla schizofrenia. Jung and Bleuler struggled to apply Freud's ideas, and Jung ultimately rebelled. Jung e Bleuler lottarono per applicare le idee di Freud, e in ultima analisi Jung si ribellò. And this is what Jung said at that conference. E quello che Jung disse a quella conferenza fu questo.
Abbiamo preso prestito dalla psicologia francese un concetto analogo che inizialmente era valido per l'isteria, nello specifico il termine dissociazione. Oggi il nome significa una suddivisione del sé. L'isteria è principalmente caratterizzata dalla dissociazione e poiché la demenza praecox mostra anche una scissione, il concetto di dissociazione sembra unirsi al concetto di schizofrenia. Interestingly, this paper has never been published. È interessante che questo saggio non sia mai stato scritto. And we think it's probably because Freud was very annoyed at this. Non sia mai stato pubblicato, scusate. E sappiamo che Freud fu molto disturbato da questo saggio. The reference to French psychology clearly is referring to Pierre Janet. Il riferimento alla psicologia francese chiaramente si riferisce a Pierre Janet, who Freud hated, che Freud detestava. And probably to protect Freud, Jung agreed not to publish it. E probabilmente Freud, Jung accettò di non pubblicarlo per proteggere Freud. 3 years later, Bleuler published his big book. 3 anni dopo, Bleuler pubblicò il suo grande libro. His famous book on the group of schizophrenias. Il suo famoso libro sul gruppo di schizofrenie. And in this book, this is how he justified his using the term schizophrenia. E così giustificava l'uso del termine schizofrenia nel suo libro. Io chiamo schizofrenia la demenza praecox poiché la scissione delle varie funzioni psichiche è una delle sue caratteristiche più importanti. In ogni caso ci troviamo davanti a una scissione più o meno chiara e definita delle funzioni psichiche. Se la malattia è marcata, la personalità perde la sua unità. In momenti diversi, vari complessi psichici sembrano rappresentare la personalità. Un gruppo di complessi domina la personalità per un po', mentre altri gruppi di idee o di impulsi sono scissi e sembrano in parte o del tutto impotenti. Those of you who know how dissociation is conceptualized will recognize these ideas. Quelli di voi che sanno come viene concettualizzata la dissociazione troveranno qui alcune idee. Indeed, this sounds like dissociation, but to be sure we must look at what did Bleuler mean by splitting and what did he mean by complexes. In realtà questo effettivamente somiglia alla dissociazione, ma per essere sicuri dobbiamo capire cosa indicava Bleuler con il termine scissione e con il termine complessi. So, before 1911, Bleuler used the term dissociation. Ora, prima del 1911, Bleuler aveva usato il termine dissociazione. For example, in 1905 he said, dissociation of the personality is nothing else than the splitting off of the unconscious. Per esempio, nel 1905 aveva detto che la dissociazione della personalità è fondamentalmente nient'altro che la scissione dell'inconscio. And in the 1911 book he said, splitting is fundamental to the entire symptomatology. E nel suo libro del 1911 disse che la scissione era fondamentale all'intera sintomatologia. And then he has a lengthy quote in which he compares the term splitting to other concepts. E poi c'è una citazione lunga in cui confronta la scissione con altri concetti. Quello che Gross comprende con il suo termine frammentazione della coscienza corrisponde a quello che noi chiamiamo scissione. Tuttavia la coscienza non può frammentarsi, ma solo i suoi contenuti possono farlo. Il termine dissociazione
è già stato usato per lungo tempo per indicare osservazioni analoghe e riscontri analoghi, ma la dissociazione indica anche di più, per esempio le costrizioni dei contenuti della coscienza, e può quindi dare adito a incomprensioni. So he's clearly linking the term splitting to dissociation, but he thinks splitting is more precise. Quindi chiaramente collega il termine scissione al termine dissociazione, ma dice che il termine dissociazione è più preciso. And interestingly, he seems to be saying that splitting means a splitting of consciousness. Ed è interessante che per lui la scissione si intende come scissione della coscienza. Because he criticizes Gross's terms fragmentation, because he doesn't think that can apply to a splitting of consciousness. Infatti lui critica il termine di Gross, frammentazione, perché ritiene che non si possa applicare alla dissociazione. And in a last quote from his book, he says the emotionally charged complex of ideas becomes isolated and obtains an ever-increasing independence, parenthesis, splitting of the psychic functions. E nella sua ultima citazione dice: il complesso di idee emotivamente cariche continua a rimanere isolato e ottiene una sempre maggiore autonomia, tra parentesi, divisione delle funzioni psichiche. So clearly splitting is essentially the same thing as dissociation. Quindi la scissione è chiaramente la stessa cosa della dissociazione. Now let's turn to the term complexes. Ora andiamo al termine complessi. Jung and a colleague developed a psychological test called the word association test in Switzerland. Jung e i suoi colleghi svilupparono un test chiamato il test delle associazioni verbali. And this was a test where they gave a person one word at a time and asked them to associate another word. Ed era un test nel quale al paziente veniva fornita una parola per volta e gli veniva chiesto di associarla a un'altra. And what they noticed is that sometimes people had strange associations. E quello che notarono è che talvolta le persone avevano delle associazioni strane, or they took a long time responding, o avevano delle risposte molto lunghe, or even forgot what their prior responses had been, o addirittura si erano dimenticati quali erano le loro risposte precedenti. And Jung argued that there was some aspect of their personality that was disrupting their thinking. E Jung sostenne che c'era un qualche aspetto della loro personalità che interrompeva il flusso dei pensieri. And he called these complexes. E li chiamò complessi. So here's how he describes complexes in his book from 1907. E è così che descrisse i complessi nel suo libro pubblicato nel 1907. I complessi sono descritti come raggruppamenti di idee cementate tra loro da un'emozione potente e accompagnate da innervamenti somatici. Jung ha descritto un complesso come un essere che vive la propria vita e ostacola e disturba lo sviluppo del complesso dell'io. Later on, Jung clearly linked complexes with separate personalities. Più tardi, Jung chiaramente correlò il concetto di complessi a personalità separate. So he had this to say in the same year that Bleuler published his book. E per cui ebbe questo da dire nello stesso anno in cui Bleuler pubblicò il suo libro. Soprattutto in quegli stati in cui il complesso temporaneamente sostituisce l'io, vediamo che un forte complesso
possiede tutte le caratteristiche di una personalità separata. Ci troviamo quindi giustificati nel considerare un complesso come qualcosa di simile a una mente secondaria. And even more explicitly, many years later, he said this. E in modo ancora più esplicito, parecchi anni dopo, disse questo. Oggi possiamo considerare con moderata certezza che i complessi sono in realtà delle schegge di psiche. La eziologia della loro origine è spesso un cosiddetto trauma, uno shock emotivo di qualche cosa che divide un po' la psiche. So I won't go through these quotes of Bleuler except to say that he broadly agreed with Jung. Ora non mi addentrerò ulteriormente in queste citazioni di Bleuler, se non per dire che fondamentalmente concordava con Jung. In fact, Bleuler and Jung wrote a paper together on complexes in 1908. Bleuler e Jung scrissero insieme un libro sui complessi nel 1908. In which he clearly did not disagree with how Jung portrayed complexes. In cui chiaramente non dissentiva dal modo con cui Jung definiva i complessi. The only area where they disagreed was that Jung thought schizophrenia could be entirely psychologically caused, and Bleuler did not. L'unico ambito di disaccordo fu quando Jung considerava la dissociazione come causata essenzialmente dalla psicologia, mentre Bleuler dissentiva. When we think about Bleuler's schizophrenia, you should recognize a few things. Quando pensiamo alla schizofrenia di Bleuler, dobbiamo tenere presente alcune cose. Delusions and hallucinations were not a core part of the concept of schizophrenia. I deliri e le allucinazioni, secondo Bleuler, non erano una parte centrale della schizofrenia. Bleuler recognized that they appear in many other disorders as well. Bleuler prese atto che si presentavano anche in molti altri disturbi. He talked about this idea of loosening of associations as being central to schizophrenia. Parlò del concetto della perdita di associazione come concetto importante nella schizofrenia. And I'd suggest that's quite similar to Genet's idea of a reduction in psychological tension. E io lo ritengo piuttosto simile all'idea di Genet di riduzione della tensione psicologica. Bleuler's splitting is very close to the concept of dissociation. Il concetto di scissione di Bleuler è molto simile al concetto di dissociazione. The concept of complexes is very much about parts of the personality. Il concetto di complessi si rifà molto alle parti della personalità. Now it's clear when you read Bleuler's book that his concept of schizophrenia was very broad. Leggendo il libro di Bleuler ci si rende chiaramente conto che il suo concetto di schizofrenia era molto ampio. And some of the patients he describes we would today consider dissociative identity disorder. E alcuni dei pazienti che lui descrive oggi sarebbero considerati dei disturbi dissociativi di identità. But that doesn't really explain why his theoretical ideas on schizophrenia are so close to dissociation and to Genet's ideas. Ma questo non spiega come mai le sue idee sulla schizofrenia siano così vicine alle idee di Genet e alla dissociazione. So, that's the first mystery. Why is Bleuler's schizophrenia so closely tied to dissociation? Quindi questo era il primo mistero. Perché i concetti di schizofrenia di Bleuler erano così legati ai concetti di dissociazione? Here's the second mystery or enigma. Ecco il secondo mistero o il secondo enigma. Kurt Schneider and the first rank symptoms of schizophrenia. Kurt Schneider
e i sintomi di primo rango della schizofrenia. Who was convinced that schizophrenia was a brain disease. Lui era convinto che la schizofrenia è una malattia del cervello. And he emphasized the form of symptoms, not so much their content. E lui poneva l'accento sulla forma piuttosto che sui contenuti dei sintomi. In 1939, Schneider proposed that certain symptoms were highly predictive of schizophrenia. Nel 1939, Schneider propose o suggerì che alcuni sintomi erano altamente predittivi della schizofrenia. This was based on an examination of 5,000 patients around Munich, known as the Schwabing cohort. Questo era basato sull'esame di 5.000 pazienti intorno a Monaco di Baviera, che divennero noti poi come la coorte di Schwabing. And these ideas were put into his book in 1950, which was translated into English in 1959. E questi concetti furono inseriti nel suo libro pubblicato nel 1950 e tradotto in inglese nel 59. He thought these symptoms were specific to schizophrenia. Lui riteneva che questi sintomi fossero specifici per la schizofrenia. As he describes in this quote. Come descrive qui. Quando diciamo, per esempio, che il ritiro del pensiero sia un sintomo di primo rango, intendiamo quanto segue. Se questo sintomo è presente in una psicosi non organica, a questo punto possiamo chiamare quella psicosi schizofrenia, anziché psicosi ciclotimica o psicosi reattiva. Now, when he distinguishes schizophrenia from organic psychosis, distinguendo la schizofrenia dalla psicosi organica, he's talking about a psychotic disorder in which there's a clear cause, such as a toxic substance. Sta parlando di un disturbo con una causa ben definita, per esempio una sostanza tossica. It does not mean that he thought schizophrenia was not organic. He thought schizophrenia was a brain disease. Lui, questo non significa che lui ritenesse non organica la schizofrenia. Lui la riteneva una malattia del cervello. So Schneider's ideas profoundly influenced psychiatric diagnosis. Le idee di Schneider ebbero un'influenza profonda sulle diagnosi psichiatriche. Although there was a delay of several decades for this. Anche se ci fu un ritardo di alcuni decenni in merito. From the DSM-3 in 1980, dal DSM-3 degli anni 80, through the current WHO ICD diagnostic systems, fino ai sistemi dell'OMS, sistemi diagnostici dell'OMS attuale, i sistemi ICD. Mm-hmm. Bleuler, Schneider's first rank symptoms have been heavily emphasized. I sintomi di primo rango di Schneider ebbero una forte risalto. Although interestingly, they were eliminated in the DSM-5. Anche se è interessante notare, sono stati eliminati nel DSM-5. Because they said there's no research to suggest they're specific to schizophrenia. Perché si è ritenuto che non ci fossero abbastanza ricerche da per suggerire una correlazione con la schizofrenia. Despite them having been highly emphasized for more than a third of a century. Nonostante fossero state evidenziate fortemente per oltre un terzo di secolo. They are typically considered to be 10 first rank symptoms. Di solito si considerano 10 sintomi di primo rango. And this is how Schneider described them in his book. Ed è così che Schneider li descrive nel suo libro. Pensieri udibili, udire voci che litigano, voci che commentano sulle azioni di una persona, l'esperienza di influenze che hanno un ruolo nel corpo, quindi esperienze di passività somatica. Ritiro del pensiero e altre interferenze con il pensiero, diffusione del pensiero, percezioni deliranti
e tutte le emozioni, gli impulsi, gli stimoli e gli atti deliberati che sono esperiti dai pazienti come lavoro, come opera o influenza di altri. Quando uno di queste modalità di esperienza è innegabilmente presente e non si riscontrano malattie somatiche, possiamo emettere la diagnosi clinica decisiva di schizofrenia. So these symptoms have been described a little more clearly so they could be used more easily. Questi sintomi sono stati descritti con maggiore chiarezza in modo da facilitarne l'uso. And I highlighted the two symptoms associated with auditory hallucinations. E ho evidenziato i due sintomi correlati alle allucinazioni uditive. Okay. Now here's where things get interesting and complicated. Qui le cose si fanno più interessanti e complesse. In 1987, Richard Kluft published a paper. Nel 1987, Richard Kluft pubblicò un saggio. In which he argued that these first rank symptoms, nel quale sosteneva che questi sintomi di primo rango, were a diagnostic clue for multiple personality disorder, what today we would call dissociative identity disorder. Erano un indizio diagnostico per quello che si all'epoca si chiamava disturbo di personalità multipla, quello che oggi si chiamerebbe disturbo di identità dissociativa. So he systematically assessed the patients that he was working with. Quindi valutò sistematicamente i pazienti con i quali lavorava. And he only actually included ones toward the end of their treatment in order to limit the possibility of misdiagnosis. E comprendendo solo quelli che erano verso la fine del trattamento per ridurre le eventuali diagnosi errate. And he published his results and he said, this is the prevalence of these symptoms in my multiple personality disorder patients. E lui pubblicò i risultati dicendo questa è la prevalenza di questi sintomi nei miei pazienti con disturbo di personalità multipla. So when we talk about Schneider's first rank symptoms, we can group them into a number of categories. Quando parliamo dei sintomi schneideriani di primo rango, possiamo raggrupparli in alcune categorie. The first category are auditory experiences. Le prime sono esperienze uditive. Two types of verbal hallucinations. Due tipi di allucinazioni verbali. Hearing voices commenting on your actions. Sentire voci che commentano le proprie azioni. Such, for example, he's sitting up there in front of all those people acting strange. Per esempio, una voce che dice è lì seduto davanti a tutte quelle persone e si comporta in modo strano. Or hearing two or more voices talking with each other. O sentire due o più voci che si parlano tra loro. Or hearing your own thoughts out loud. O sentire i propri pensieri espressi a voce alta. That last symptom was not apparent in Clough's patients. Quest'ultimo sintomo non era evidente nei pazienti di Kluft, but the other two symptoms happened about a third of the time. Ma gli altri due sintomi erano presenti circa un terzo delle volte. Even more common were what has been called passivity experiences. Ancora più comuni erano le esperienze definite di passività. And these are experiences in which the person feels that their feelings or their impulses or their actions are being forced on them. Questa è una situazione in cui i pazienti riferiscono di emozioni, di impulsi o di azioni che vengono imposte loro. That is, they're not coming from themselves, but coming from somewhere else. E che non traggono origine da loro stessi, bensì da qualche altra parte. These were apparent in Clough's patients about half of the time or more.
Questi erano presenti tra i pazienti di Klaft circa la metà delle volte, se non di più. And finally, the other major category are disturbances of thinking. E infine, l'altra categoria di disturbi del pensiero. People feel that thoughts were put in their head or taken out of their head by another source. Le persone ritenevano che i pensieri venissero inseriti o rimossi dalla loro testa da un'altra fonte, da qualcuno. Or that their thoughts are broadcast out loud. O che i loro pensieri fossero trasmessi a voce alta. That symptom did not appear in Klaft's patients. Questo sintomo non si presentava tra i pazienti di Klaft. But the other two were quite common. Ma gli altri due erano piuttosto diffusi. And this has been found by others as well. E questo è stato riscontrato anche da altri. Most studies have shown first rank symptoms to be more common in dissociative identity disorder than in schizophrenia. La maggior parte degli studi hanno trovato una maggiore presenza di questi sintomi nei disturbi dissociativi di identità piuttosto che nella schizofrenia. For example, Martin Doherty found voices commenting on one's behavior twice as often in DID than in schizophrenia. Per esempio, Martin Doherty aveva riscontrato voci che commentano circa due volte più spesso nei disturbi dissociativi di identità che nella schizofrenia. And two or more voices talking with each other five times more common in DID. E due o più voci che conversavano tra loro cinque volte di più nella schizofrenia che nei DID. And interestingly, when the first rank symptoms appear in people with schizophrenia, ed è interessante notare che quanto questi sintomi si presentavano nella schizofrenia, there is some evidence that they are a positive prognostic sign. C'erano dei riscontri che erano dei segnali prognostici positivi. That is, if people have some of these symptoms, they're more likely to do better. In altri termini, se alcune persone hanno alcuni di questi sintomi, hanno una maggiore probabilità di migliorare. So the obvious question is, why did Schneider think these were particularly predictive of schizophrenia? La domanda ovvia è come mai Schneider pensava che questi sintomi fossero particolarmente predittivi della schizofrenia. We don't really know. We don't have very much evidence. We don't have much information about the patients who were part of this analysis. E in realtà non lo sappiamo, non abbiamo molti riscontri con pazienti che hanno fatto parte della sua analisi. But interestingly, Schneider was a military psychiatrist and he also worked with prostitutes. Ma è interessante notare che Schneider era uno psichiatra militare e che lavorava anche con prostitute. So he clearly was exposed to traumatized patients, but we don't know whether he confused them with schizophrenia. Quindi era chiaro, ovviamente esposto a pazienti traumatizzati, ma non sappiamo ancora se li aveva confusi con gli schizofrenici. It's easy to understand or explain how these symptoms could be dissociative in nature. È facile comprendere o spiegare in che modo la natura di questi sintomi possa essere dissociativi. These symptoms are very consistent with a severe form of dissociative disorder. Questi sintomi sono molto coerenti con gravi forme di disturbi dissociativi. In which there's one primary part of the personality that is intruded into by other parts of the personality. In cui c'è una parte primaria della personalità che subisce intrusioni da un'altra parte della personalità. So these intrusions and withdrawals between parts of the personality can explain many of the first rank symptoms. Quindi queste intrusioni e queste rimozioni delle parti della personalità possono essere considerate sintomi di primo rango. In other words, when a person with a severe dissociative disorder feels like they are being made to do something or feel something,
In altri termini, quando una persona con disturbi dissociativi ritiene di essere stata obbligata a provare determinate emozioni o a svolgere determinate azioni, that may come from another part of their personality. Questo può venire da un'altra parte della loro personalità. And frequently, as we'll hear a bit later, voices represent other parts of the personality. E spesso, come sentiremo più tardi, le voci rappresentano altre parti della personalità. Richard Clough describes how this can happen. Richard Clough ha spiegato in che modo questo può succedere. Okay. Effettivamente è un luogo comune clinico che le personalità dicano di aver fatto vedere o sentire qualcosa a qualcun altro, influenzato le percezioni di un altro, causato una sensazione, un impulso o un'azione in un altro, o considerato o rimosso qualcosa dalla memoria di quest'altro. Now, interestingly, there are some symptoms that were not common in dissociative disorders. Ora, è interessante notare che alcuni sintomi non erano comuni nei disturbi dissociativi. Let's take thought broadcasting as an example. Prendiamo la trasmissione del pensiero, per esempio. Thought broadcasting or thought projection. La trasmissione o la proiezione dei pensieri is when I feel that my thoughts, my private thoughts, are being broadcast as though they were going through this microphone. È la sensazione che ho quando i miei pensieri privati sono trasmessi come attraverso un microfono. So that is really a genuine delusion that's more common in schizophrenia than in DID. Questo è un delirio autentico che è più comune nella schizofrenia che nei DD. Now, if you contrast that with thought insertion or thought withdrawal, se lo confrontiamo con l'inserzione o la rimozione del pensiero, those experiences could simply be explanations for something I'm experiencing internally. Queste esperienze potrebbero essere semplicemente spiegazioni di ciò che provo in questo momento. That is, I feel as though this thought in my head was put in there by someone else. In altri termini, ho la sensazione che quello che penso sia stato messo lì da qualcun altro. Or some thought was taken out of my mind by another force. Oppure che qualche pensiero mi è stato rimosso dalla mia mente da un'altra forza. We can easily imagine phenomenologically how that experience might feel. Possiamo facilmente immaginare a livello fenomenologico come ci si può sentire con un'esperienza di questo tipo. But the same cannot be said for thought broadcasting or thought projection. Lo stesso non può essere detto per la trasmissione o la proiezione del pensiero, però. That instead is an idea about blurring of boundaries between what's private and what is public. Questo è un concetto più riferito all'attenuarsi dei confini tra pubblico e privato. And this blurring of boundaries between private and public, that might be more common in schizophrenia than in dissociative disorders. E questa attenuazione dei confini tra pubblico e privato può avere maggiore attinenza con la schizofrenia che con i disturbi dissociativi. Ok. The third enigma. Passiamo al terzo enigma. This is about voice hearing. Questo è relativo alle allucinazioni uditive. Here is a definition of dissociation that comes from Ellert Nienhuis and Onno van de Hart. Questa è una definizione della dissociazione che viene da Ellert Nienhuis e Onno van de Hart. Ogni parte dissociata della personalità comprende almeno se stessa e almeno una prospettiva in prima persona, per quanto rudimentale. Man mano che ogni parte dell'individuo riesce a interagire
con altre parti dissociative ed altre, altri individui, almeno in linea di principio. So let's look at some studies that have been done. Ora consideriamo alcuni studi svolti. Before we do this, I'll say a few words about what we know about voice hearing. Ora, prima di addentrarci, vorrei dirvi un paio di cose che so sulle allucinazioni uditive. First of all, it's been known for a long time that many people hear voices who are not psychiatric patients. Per prima cosa, si sa da molto tempo di molte persone che sentivano voci e non erano pazienti psichiatrici. These have often been called pseudo-hallucinations. Queste sono spesso state chiamate pseudo-allucinazioni. It's been believed that these pseudo-hallucinations are different from true or psychotic hallucinations. Si ritiene che queste pseudo-allucinazioni siano diverse dalle vere allucinazioni o dalle allucinazioni psicotiche. But as we'll see, there is not a lot of evidence to suggest that they are different in any fundamental way. Ma, come vedremo, non ci sono molte prove della loro differenza in alcun modo fondamentale. So here, for example, is one recent study that compared voice hearing experiences in psychotic individuals with healthy, so-called healthy voice hearers. Ora, ecco qui uno studio che confronta le allucinazioni uditive tra individui psicotici e individui sani con allucinazioni uditive. And what they found is between these two groups the voices did not differ on perceived location. E quello che si è notato è che in entrambi i gruppi non c'erano differenze sull'ubicazione delle voci. This used to be considered a hallmark of true versus pseudo hallucinations. Questo era considerato un segno distintivo tra le allucinazioni verbali rispetto alle pseudo allucinazioni. Voices heard through the ears, as you are hearing my voice now, were typically considered psychotic. Le voci ascoltate attraverso le orecchie, così come voi state sentendo la mia voce, erano considerate psicotiche. But there's no evidence that it's more common, that kind of voice hearing is more common in psychotic individuals than anyone else. Ma non c'è alcun riscontro che questo tipo di allucinazioni uditive sia più comune nei soggetti psicotici che negli altri. The voice hearing experience was equally loud. Le esperienze di allucinazioni uditive erano ugualmente forti. They were characterized as equally personified. Erano caratterizzate ugualmente in termini personificazione. That is, people were asked, how much like a person does your voice seem to you? In altri termini, la domanda era, quanto le sembra simile alla voce di una persona? La voce che lei sente. Both groups said they seem very much like a person. E entrambi i gruppi hanno detto che la voce sembrava molto, assomigliava molto a quella di una persona. And the number of voices heard. E il numero di voci che venivano udite. Strikingly, an average of 11 in patients and an average of 7 in the healthy controls. È impressionante notare che c'era 111 pazienti tra i controlli sani e 118 tra i pazienti psicotici. However, patients' voices were more frequent, they were longer, more distressing and more negative in content. Tuttavia, le allucinazioni visive erano più frequenti, duravano più a lungo e avevano contenuti negativi maggiori. The voice hearing experience began significantly earlier in the healthy individuals compared to the psychotic individuals. Le allucinazioni uditive cominciavano notevolmente prima nei soggetti sani rispetto ai soggetti psicotici.
But they did not screen for dissociation and dissociative disorders. Ma non era stato fatto uno screening sulla dissociazione e sui disturbi dissociativi. Now here's a second study that compared voice hearing experiences in dissociation and in psychotic disorders, sorry, in DID and in psychotic disorders. Questo è un secondo studio che confronta i pazienti DDI e con disturbi psicotici. And what they found in this study, not surprisingly, is that persons with DID appeared much more dissociative. E la cosa non ci sorprende, ma si è riscontrato che le persone con DDI were more dissociative. They were much more dissociative than those with schizophrenia. Dissociavano molto di più degli schizofrenici. Except with regard to voices arguing or conversing. Salvo per quanto riguardava le voci che litigavano o che conversavano. So these experiences were equally common in both groups. Queste esperienze erano comuni allo stesso modo in entrambi i gruppi. And interestingly, the extent of voice hearing in schizophrenia strongly correlated with their overall dissociation scores. Ed è interessante che l'entità delle voci si correlava in modo molto marcato con la dissociazione. So that, which suggests that dissociation might be strongly related to voice hearing in schizophrenia. Il che ci indica che le allucinazioni uditive possono essere fortemente correlate con i DDI piuttosto che con la schizofrenia. That would suggest that patients with schizophrenia who did not hear voices might score less dissociation than patients with schizophrenia who do hear voices. Il che ci indicherebbe che i pazienti schizofrenici che non sentivano voci, non avevano allucinazioni uditive, potevano avere i punteggi inferiori dei pazienti schizofrenici che avevano allucinazioni uditive. And there is some evidence for this. E ci sono dei riscontri a riguardo. One intriguing finding is that child voices, the voices of a child, were much more common in DID than in schizophrenia. Un riscontro inquietante era che le voci di bambini venivano udite più spesso dai DD piuttosto che dagli schizofrenici. And here's another study comparing voices in DID with schizophrenia. Ed ecco un altro studio che confronta le voci, le allucinazioni uditive nei DD e nella schizofrenia. I'll just point out two findings here. Qui voglio farvi notare due riscontri. The DID patients heard voices significantly earlier than those in schizophrenia. I pazienti DID sentivano le voci notevolmente prima dei pazienti schizofrenici. And once again the experience of child voices distinguished between the groups. E di nuovo l'esperienza di udire voci di bambini era una discriminante tra i due gruppi. It seems to be uncommon in schizophrenia but quite common in DID. Sembrava non comune la schizofrenia ma piuttosto comune nei DID. Okay, now I want to show you some studies that have asked the question whether dissociation mediates between childhood trauma and auditory hallucinations. Ora voglio mostrarvi alcuni studi sulla questione se la dissociazione può mediare tra i traumi infantili e le allucinazioni uditive. What mediation means is mediation is a third variable that explains an apparent relationship between two other variables. Il concetto di mediazione si riferisce a una terza variabile che si contrappone alle due variabili correlate nella dissociazione. So for example, if we find childhood trauma linked to hallucinations, per esempio, se troviamo il trauma infantile correlato alle allucinazioni, but then include dissociation as a third factor in this relationship, e poi inseriamo la dissociazione come terzo fattore in questa relazione, we may find that dissociation can explain the relationship between childhood trauma and auditory hallucinations. Potremmo scoprire che la dissociazione
può spiegare le differenze tra traumi infantili e allucinazioni uditive. What that would mean is that people who had childhood trauma and experienced a lot of dissociation. Il che potrebbe significare che le persone che hanno subito traumi infantili e allucinazioni uditive would likely experience auditory hallucinations, probabilmente esperirebbero allucinazioni uditive, but those who experience childhood trauma without high levels of dissociation would not. Ma quelli che hanno esperito traumi infantili senza allucinazioni uditive non sarebbe una stessa situazione. In other words, dissociation is more important than childhood trauma in explaining auditory hallucinations. In altri termini, la dissociazione è più importante del trauma nell'infanzia per spiegare le allucinazioni uditive. And this is just what Salvador Perona Garcelan found. E questo è semplicemente l'esito degli studi di Salvador Perona e Garcelan. Childhood trauma was related to both hallucinations and delusions. Il trauma infantile era correlato con le allucinazioni e i deliri. But dissociation significantly mediated between childhood trauma and hallucinations. Ma la dissociazione mediava in modo notevole tra i traumi infantili e le allucinazioni. But not between childhood trauma and delusions. Ma non tra i traumi infantili e i deliri. Which suggests that the relationship between childhood trauma and delusions may be different than between childhood trauma and hallucinations. Il che suggerisce che la relazione tra traumi nell'infanzia e deliri può essere diversa da quella tra traumi infantili e allucinazioni. Filippo Varese in the United Kingdom found essentially the same thing. Filippo Varese nel Regno Unito trovò riscontri fondamentalmente analoghi. Strong relationship between measures of dissociation and hallucinations. Una forte relazione tra traumi e allucinazioni. There's been a recent meta-analysis of this whole field. C'è stata una recente meta-analisi di tutto questo campo, which looked at voice hearing or auditory hallucinations in both clinical and non-clinical populations, che ha considerato le allucinazioni uditive o l'udire voci in popolazioni cliniche e non cliniche, and for both groups they found correlations of about 0.5. E la correlazione tra entrambi i gruppi era 0,5. This is a very high correlation, che è un valore molto elevato. It means that about 25% of the variance, or if you will, about 25% of the experience of voice hearing, il che vuol dire che circa il 25% delle persone che udivano voci can be explained by dissociation. Poteva essere spiegato con la dissociazione. And this doesn't really matter what population we're talking about. E questo fondamentalmente non c'entra niente con la popolazione di cui stiamo parlando. We find the same results if we're talking about schizophrenia, PTSD or non-clinical voice hearers. E troviamo gli stessi risultati tra gli schizofrenici, i PTSD e chi ode voci ma non appartiene a una popolazione clinica. Even when we control for a wide range of variables, anche se è stato controllato per una vasta gamma di variabili, including trauma history, compresi vissuti traumatici. While childhood trauma is linked to delusions, dissociation predicts delusions. Dissociation does not strongly predict delusions. Anche se è vero che trauma infantile prevede deliri, la dissociazione di solito non prevede deliri. The relationship is much stronger than that found for the relationship between dissociation and voice hearing is much stronger than that found for delusions. La relazione tra dissociazione e allucinazioni uditive è molto più forte che quella tra dissociazione e deliri. In fact, there's some evidence
that the relationship between dissociation and voice hearing is stronger than the relationship between voice hearing and delusions. Tra l'altro vi sono alcuni riscontri che indicano che la relazione tra dissociazione e allucinazioni uditive sia molto più forte di quella tra allucinazioni uditive e deliri. In other words, auditory hallucinations have more to do with dissociation than they do with delusions. In altri termini, le allucinazioni uditive sono molto più correlate alla dissociazione che non i deliri. Does this mean that all voices are dissociative? Questo significa che tutte le voci sono dissociative? Do all voices have their own first-person perspective, and can they all interact with other dissociative parts and other individuals? Tutte queste voci hanno una loro prospettiva in prima persona e sono in grado di interagire con altre voci o altre persone? We don't know. Non lo sappiamo. There's a lot of clinical approaches that now involve developing or improving relationships with the voices. Ci sono molti approcci clinici oggi dedicati allo sviluppo e al miglioramento delle relazioni con le voci. These require a person to have a conversation with their voices. E questo comporta che la persona conversi con le voci. When people can do this, they tend to feel better, actually. In realtà, quando le persone riescono a farlo, tendono a sentirsi meglio. But it's not clear that everybody can do this. Ma non è chiarissimo che tutti siano in grado di farlo. It might be that people are too frightened to try. Forse le persone sono troppo spaventate per provarci. Or perhaps there are some people who hear voices but cannot engage in a dialogue with them. Ma forse alcune persone riescono a udire voci, ma non sono in grado di instaurare un dialogo We must do research to try to figure this question out. Dobbiamo fare delle ricerche per cercare di risolvere questo aspetto. But the evidence is very clear that voice hearing is strongly related to dissociation. Ma ci sono chiarissimi riscontri che le allucinazioni uditive siano fortemente correlate alla dissociazione. And as such, this third enigma is, why is this dissociative symptom so common in schizophrenia? E a questo punto la domanda si pone: come mai questo sintomo è tanto comune quando si parla di schizofrenia? It is a mystery. Questo è un mistero. Okay, the last enigma. L'ultimo enigma. Bateson's double bind theory of schizophrenia. La teoria di Bateson del doppio legame della schizofrenia. Bateson was an anthropologist, sociologist. Bateson è stato un antropologo, un sociologo. Married to the famous anthropologist Margaret Mead. È stato sposato a Margaret Mead, la famosa antropologa. He developed ideas of feedback loops and self-regulating systems. Lui sviluppò idee relative ai circuiti di retroazione e ai sistemi autoregolanti. Which became part of the field of cybernetics. Che entrarono nel campo della cibernetica. And he applied some of these ideas with his colleagues to the etiology of schizophrenia. E applicò alcuni di questi concetti insieme ai suoi colleghi all'eziologia della schizofrenia. In 1956, Bateson published a paper that was to become famous and infamous. Nel 1956, Bateson pubblicò un saggio che raggiunse la fama e l'infamia. This was called Toward a Theory of Schizophrenia. E venne chiamato Verso una teoria della schizofrenia. And in this paper they argued for a regular pattern of disturbed communication between mother and child. E in questo saggio si sosteneva l'esistenza di uno schema di comunicazioni disturbate tra madre e figlio. From infancy. Fin dall'infanzia. That would later lead to disturbed, characteristically disturbed schizophrenic thinking and behavior.
e che poteva condurre successivamente a pensieri e comportamenti disturbati schizofrenici. Bateson said, we're not looking for a specific trauma, but we're looking for characteristic sequential patterns over time. E Bateson sosteneva di non cercare un trauma specifico, ma di cercare un pattern, uno schema sequenziale nel tempo. So they looked at reports of therapy sessions, written and verbal reports, and recordings of therapy with schizophrenia patients. Per cui vennero analizzate sedute terapeutiche e registrazioni di sedute con pazienti schizofrenici. Also interactions between patients and their parents. E anche le interazioni tra i pazienti e i loro genitori. And interviews with the parents. E colloqui con i genitori. And that led to their developing this theory of the double bind. E questo portò allo sviluppo della teoria del doppio legame. So what is the double bind? Cos'è il doppio legame, quindi? They said there are repeated interactions in a close relationship. È stato definito come interazioni ripetute in una relazione stretta. That involved a threat of punishment. Che comportano una la minaccia di una punizione. And I'll read you their specific quote. E può essere la rimozione dell'amore o l'espressione di odio o di rabbia o ancora più devastante il tipo di abbandono che risulta dall'espressione di estrema impotenza dei genitori. So what they thought was most devastating was helplessness, the expression of helplessness that would lead to a feeling of being abandoned by the infant. Quello che è stato ritenuto più devastante era l'impotenza, la sensazione di impotenza che conduce alla sensazione di abbandono da parte del figlio. And this threat of punishment was, don't, if you do this, I will react in this way. E la minaccia a punizione era, se tu fai questa cosa, io reagirò in questo modo. In other words, I can't handle it when you act like this. In altri termini, non riesco a gestire la situazione quando ti comporti così. So this first implicit threat, very rarely would it be verbalized. Quindi questa prima minaccia implicita sarebbe verbalizzata molto raramente. Would be followed with a second contradictory injunction. E sarebbe seguita da una seconda ingiunzione contraddittoria. Usually expressed non-verbally. Generalmente espressa in modo non verbale. And there being a third requirement that one could not escape from the relationship. E c'è una terza prescrizione che impedisce la fuga dalla relazione. Having some problems here. With the slides. Yeah. They disappear. Yeah. And then reappear. Like ghosts. That was completely gone. Projector is getting hungry. Sembra che il proiettore abbia fame. Once this pattern is established, only one part of the sequence is required. Una volta che questo schema si è consolidato, basta una sola parte del sistema, della sequenza. So here's an example they gave of a double bind exchange that they observed. Questo è un esempio che è stato dato relativo a una interazione di doppio legame che è stata osservata. Un giovane
che si era ripreso piuttosto bene da un episodio schizofrenico acuto, ha ricevuto la visita in ospedale di sua madre. Era contento di vederla, si ritiene, e impulsivamente le mise il braccio intorno alle spalle, al che lei si irrigidì. Lui tolse il suo braccio e lei chiese: «Non mi vuoi più bene?» Lui arrossì e lei disse: «Caro, non devi essere imbarazzarti così facilmente e spaventarti così facilmente le tue emozioni. Il paziente fu in grado di stare con lei solo per qualche minuto ancora e dopo la sua partenza aggredì un operatore». I don't think we won't go through all of this. Non credo che entreremo nel dettaglio di tutto questo. But they argue that this happens when a mother or parent is particularly anxious and hostile when approached by the child. Ma diciamo che si sostiene che questo accade quando la madre sembra ostile. When approached by the child. Ostile quando viene avvicinata dal figlio. In other words, potentially afraid of close contact. In altri termini, è potenzialmente spaventata dal contatto ravvicinato. In other words, but these feelings are not acceptable to the mother to acknowledge that she's afraid of intimacy. Ma riconoscere da parte della madre di aver paura dell'intimità non è accettabile per la madre. Let me read this quote here. Per dirla in altri termini, se la madre comincia a provare affetto e vicinanza al suo bambino, comincia a sentirsi in pericolo e deve ritirarsi da lui, ma non è in grado di accettare questo atto ostile e per negarlo deve simulare un affetto e una vicinanza con il suo bambino. So the child is in a double bind because any way he responds will not work. Il bambino si trova intrappolato in un doppio legame perché qualunque cosa, in qualunque modo reagisca, la reazione sarà inefficace. In order to survive, he has to falsely discriminate his own internal messages as well as the messages of others. Per sopravvivere deve discriminare falsamente i propri messaggi interni nonché quelli degli altri. Many of you may know the double bind theory became very unpopular. Molti di voi probabilmente sanno che la teoria del doppio legame perse notevolmente di popolarità. It was seen as blaming the family of the person with schizophrenia, which was became politically unacceptable. E che perché era considerato un biasimare la famiglia dei pazienti schizofrenici, e che era considerato politicamente inaccettabile. And with the rise of psychiatric medications and the biomedical paradigm, psychological explanations became unpopular. E con l'emergere dei neurolettici e del paradigma biomedico, questi concetti persero rapidamente di popolarità. However, in subtle forms, this research tradition continued. Però, in forme più sottili, questa ricerca è continuata. For example, in the field of expressed emotion, per esempio nel campo delle emozioni espresse, which found that within the family, in cui si trovò che all'interno della famiglia, low emotional warmth, over-involvement, and highly expressed hostility predicted hospitalizations. Si riscontrò che un basso calore emotivo, un coinvolgimento eccessivo e un'ostilità espressa a chiare lettere predicevano i ricoveri ospedalieri. Right. So now for the second half of this enigma. E adesso passiamo alla seconda metà di questo enigma.
Concept of disorganized attachment. Il concetto è l'attaccamento disorganizzato. Many of you probably know the history of this attachment classification. Molti di voi conoscono la storia di questa classificazione dell'attaccamento. It was in addition to the three original categories proposed by Mary Ainsworth. È stata un'aggiunta alle tre categorie originali proposte da Mary Ainsworth. Mary Main, after carefully reviewing videos, decided that there was an additional category of attachment. Mary Main, dopo aver visto molti video, ha deciso che c'era spazio per un'ulteriore categoria di attaccamento. Which involved apparent contradictory impulses of the infant to approach and to flee the parent at the same time. Che comportava impulsi apparentemente contraddittori da parte del bambino di avvicinarsi e di sfuggire al genitore. The original conception of disorganized attachment viewed the parent as the source of the infant's fear. Il concetto originale dell'attaccamento disorganizzato considerava i genitori come fonte delle paure del bambino. Because it was argued unresolved experiences of trauma or loss are triggered in the parent. Perché si riteneva che le esperienze irrisolte potessero attivare il genitore. And in the sense the parent reacts to their own unresolved trauma instead of being present in the room with the infant. I genitori sostenevano che preferivano gestire i loro traumi irrisolti anziché gestire il bambino. And this has been argued by Gianni Liotti and others to predict subsequent dissociation. E questo è Giovanni Liotti ha sostenuto questo insieme ad altri come fattore predittivo della dissociazione. Over the years, research has supported this contention. E negli anni c'è stata la ricerca che ha sostenuto questa tesi. But there's a second way of thinking about disorganized attachment. Ma si può pensare all'attaccamento disorganizzato in un altro modo. And that de-emphasizes looking at the parent as the source of danger. E questo toglie l'accento dal considerare i pazienti come la fonte del pericolo. Instead emphasizes communication disturbances. Al contrario, pone l'accento su disturbi nella comunicazione. The parent's failure to comfort highly distressed children. La mancata capacità dei genitori di confortare bambini in forte disagio. This has been the approach of Carlin Lyons Ruth and her colleagues. E questo è stato l'approccio di Carlin Lyons Ruth e dei suoi colleghi. So they developed a different way of coding the strange situation. Loro hanno sviluppato un modo diverso di codificare la strange situation. And they found in their research that disrupted maternal affective communication predicted disorganized attachment. E hanno trovato nel loro lavoro che l'interruzione della comunicazione emotiva materna prevedeva un attaccamento disorganizzato. They've done longitudinal studies, a longitudinal study. Fecero uno studio longitudinale. In which infants were assessed in infancy. In cui i bambini furono valutati nella prima infanzia. And then as an adult on dissociation. E poi da adulti sulla dissociazione. They found that verbal abuse, not sexual abuse, and attachment variables strongly predicted dissociation 19 years later. Si è riscontrato che l'abuso verbale non sessuale era un fattore predittivo della dissociazione 19 anni dopo. And here is what they said in the conclusion of their studies. E questo è quello che dissero nelle conclusioni dei loro studi. I risultati indicano che i giovani adulti che hanno esperito una mancanza di coinvolgimento emotivo dei genitori nell'infanzia e ulteriori abusi verbali o emotivi
nella fanciullezza possono essere a un rischio particolarmente elevato di dissociazione. Va notato che entrambi tali esperienze possono indicare delle compromissioni momento per momento ed eventualmente croniche nel processo della comunicazione genitore-figlio, anziché eventi traumatici più discreti. Un dialogo emotivo genitore-figlio che segnala ripetutamente la riluttanza o il rifiuto del genitore di rispondere alle paure o al disagio del bambino, modella l'organizzazione mentale corrispondente al bambino. Parte della mente del bambino corrisponde all'atteggiamento genitoriale, che non può essere responsivo o consapevole di un'altra parte della mente del bambino che contiene la parte a disagio e spaventata. So importantly, they're arguing that the child's mind is essentially an internalization of what occurs between the child and the adult. Quindi è importante notare che si sostiene che nella mente c'è una rappresentazione interiore di quello che accade nell'interazione fra un bambino e il proprio genitore. And just like in reality, the part of the child's mind that is in touch with its own pain cannot be linked with the part of the child's mind that represents the parental stance. E proprio come nella realtà, la parte della mente del bambino che è in contatto col proprio dolore non riesce a interagire con la parte del bambino che corrisponde all'atteggiamento dei genitori. They didn't find high levels of dissociation in their study, however. Tuttavia non furono trovati livelli elevati di dissociazione. So they probably didn't have a lot of dissociative disorders or severe dissociative disorders in their adults. Quindi non hanno trovato disturbi dissociativi o disturbi dissociativi gravi con la loro popolazione adulta. So they describe one case as an illustration. E viene descritto qui un caso illustrativo. I'll just describe this actually. That the mother does not comfort her child. La madre non conforta il bambino. Distressed child, but instead asks for a kiss. Ma invece chiede un bacio. And wants him to tell her about what he was doing when she was out of the room. E vuole che il bambino le racconti quello che ha fatto mentre lei era fuori dalla stanza. You can see the contradiction. Vedete la contraddizione. She's not being loving because she's not comforting him. Lei non è stata amorevole perché non lo ha confortato. But she wants a kiss to demonstrate his love for her. Ma ciononostante vuole un bacio che dimostri quanto il bambino le vuole bene. Okay, finally, a long quote from their end of this study that has many similarities to the double bind. Infine, una lunga citazione delle conclusioni di questo studio che ha grosse analogie con il doppio legame. Noi suggeriamo che la dissociazione non sia puramente un fenomeno intrapsichico, bensì una modalità di organizzare il pensiero e i processi attenzionali in risposta a ingiunzioni sociali implicite dalle figure di attaccamento primarie. Not to know, what do you not mean? To know, not, that they are not allowed to know. Che non devono sapere. Questo è il tipo di emozioni e di esperienze che il bambino può portare nelle sue interazioni con il genitore e che sono modellate implicitamente dall'inizio della sua vita nelle reazioni dei genitori o nella mancanza di reazioni alle reazioni spaventate di disagio e di sconforto del bambino, nonché alle sue richieste positive di interazioni piacevoli. Questo, in un certo modo, serve ad accogliere le pressioni sociali intense di non prendere atto del dolore e del disagio.
Questa valenza emotiva intensa non deriva semplicemente da un bisogno intrapsichico di non sapere, ma anche da una comunicazione relazionale di non dire. Queste ingiunzioni implicite sono potentemente convogliate nel database in video dello studio. In other words, the child must not only not think, but also not speak about what it feels. Quindi al bambino è vietato non solo pensare, ma è vietato anche di dire quello che prova. So, to me, there are many parallels between these descriptions of disorganized attachment and the double-blind theory of schizophrenia. Per me ci sono molti paralleli fra questa descrizione dell'attaccamento disorganizzato e il doppio legame nella schizofrenia. Which is what I would suggest to be the fourth mystery linking dissociation and schizophrenia. Il che è quello che ritengo essere il quarto mistero che correla la dissociazione e la schizofrenia. So, to summarize. Ora, per concludere. The historical concept of schizophrenia connects with dissociation in at least four ways. Il concetto storico di schizofrenia si correla alla dissociazione in almeno quattro modi. Bleuler's original concept of schizophrenia is strongly connected to dissociation. Il concetto originale della schizofrenia di Bleuler è fortemente correlato alla dissociazione. Schneider's first rank symptoms of schizophrenia are more common in dissociative identity disorder and can be easily explained from a dissociation perspective. I sintomi di primo rango di Schneider sono comuni ai disturbi dissociativi di identità e possono facilmente essere spiegati da un punto di vista della dissociazione. Voice hearing is strongly related to dissociation. Udire voci è fortemente correlato alla dissociazione. And Bateson's double bind theory of schizophrenia sounds a lot like Lyons-Ruth's disturbed maternal communication in infancy. E la teoria del doppio legame di Bateson assomiglia molto alla teoria della Lyons-Ruth sul disturbo delle comunicazioni mentali, delle comunicazioni materne nell'infanzia. Which predicts dissociation 18 years later. Che prevede la dissociazione 18 anni dopo. So, we don't know what this means, and we need to do research to figure out what this connection could be. In realtà non sappiamo cosa significa tutto questo e dobbiamo continuare a studiare quale può essere il collegamento. There might be a subgroup of people with schizophrenia who really have a dissociative disorder. Può esserci un sottogruppo di persone schizofreniche che soffrono di disturbi dissociativi. Or perhaps the disorder itself may be dissociative in nature. O forse il disturbo stesso può essere di natura dissociativa. So I'm going to stop with a quote from Eugen Bleuler in 1911. E chiuderò con una citazione di Eugen Bleuler nel 1911. Now, as I said, Bleuler thought that schizophrenia was organic, was a brain disease. Bleuler, come ho detto, considerava la schizofrenia una malattia del cervello. But even he sometimes wondered. Ma anche lui talvolta si chiedeva. The stronger the affect. Quanto più forti sono le emozioni, quanto meno pronunciate sono devono essere le tendenze dissociative per produrre questa desolazione emotiva. Questo, in molti casi, provoca gravi malattie che troviamo solo, piuttosto spesso, nei conflitti quotidiani della vita, che hanno provocato la compromissione mentale marcata. Ma nei casi meno gravi, gli episodi acuti possono essere stati rilasciati da effetti potenti e non spesso, dopo un'attenta analisi, dobbiamo porci la domanda se non stiamo semplicemente gestendo gli effetti di un trauma psicologico particolarmente potente o una persona
su una persona particolarmente sensibile, anziché di una malattia nel senso più stretto del termine. Thank you very much. Grazie mille.